Ciao a tutti amici, benvenuti in questo nuovo video, io sono Anna, ci siamo di nuovo su un video di Minecraft, sempre sul mio mondo in single player. Avevamo esplorato il mondo per trovare quel benedetto bioma che però credo proprio che non troverò, se lo trovo lo troverò per puro caso, per pura casualità. E, diciamo che il mio obiettivo in questo video è quello di tornare a casa innanzitutto con il mio bellissimo cammello e costruire un portale del Nether, per poi andare nel Nether ed esplorarlo. E, come sempre vi ricordo di seguirmi su Instagram, seguirmi anche su Twitch, mi raccomando. E niente, spero che questo video vi possa piacere e buona visione! Eccoci qui, siamo nel mio mondo assieme al mio bellissimo cammello. E adesso l'obiettivo è quello di tornare a casa. Dobbiamo arrivare a meno 33, che siamo a 4519, e 15, e qui siamo a 2531. Beh, dai, sarà una lunga passeggiata. No, sono andata al posto. Allora. Pure la pioggia, cioè. Ok, devo andare verso di qua. E vabbè, mi sono incastrata. Non ci passo! No! No! Ok. Ecco. Ok, questo penso che sia il primo villaggio che avevo trovato. No, il villaggio che avevo trovato. Non mi ricordo se era il primo o il secondo. One eternity later. Finalmente siamo arrivati. Finalmente. Facciamo questo bellissimo portale. E ora devo farmi l'accendino. Voilà. Perfetto, possiamo andare. La lava che sta scendendo in questo momento è molto inquietante. Vabbè, tu in giro non dovresti farmi niente, vero? Esatto. Io comunque tipo nel Nether sono, cioè quello nuovo, sono questo qua. Aggiornato, non sono entrato soltanto un'altra volta, di conseguenza non so esattamente cosa potrei provare. Questo vedo da legno. Potrebbe essere utile per costruire la casa. Sarebbe carino fare modificare la casa anche con questo legno. Vabbè, qua posso prendermi anche il quarzo, che è ottimo. Vediamo questo che è indistruttibilità. Anche un po' di esperienza così. Qua comunque cioè, bisogna stare attenti più che altro a non cadere. E conoscendomi me sarei tranquillamente capace di cadere nella lava. Ciao signor Pippin. Vuole fare una visita con me? No? Ok, scusa. Voglio esplorare un po' per capire un po' com'è questo Nether. Però comunque non so cosa si faccia di rompersi il blocco. Perché si rompono qui tanto facilmente che sono troppo soddisfacenti. No! Vabbè. Sto facendo costruzioni praticamente. Ti prego. Madonna, stavo per morire. Diciamo che questo sarà più un'esplorazione così generica, per capire un po' dove sono. Ma vedete che è verde? Io voglio vedere. Sono così così non cado. Oh. Parkour! Adesso ci vado. Se ci arrivo, non credo che ci arriverò, però vabbè, c'ho questi qua nel caso. Posso usare tanto cosa mi servono. Ma niente, quindi. Questo è tutto verde. Anche c'è un altro, penso ci sia un altro tipo di legno verde, sì. Solo per costruirmi la una casa bella quadrata. Tipo il pavimento, potrei fare rosso e verde. Oh, cosa c'è? Una casa, uno. Ah, ho trovato, non so come si chiama, non dico nome perché potrei dire cavolate. Però credo di aver trovato qualcosa di interessante. Ah, vedi? Una fortezza terribile. È andata la fortezza. Solo che adesso qua, cioè, si continua a girare all'infinito. Ciao. Wow. Sembra neve.
Credo che però per esplorare bene questo devo un po', come dire, diventare più forte. Madonna. Cos'era? Cos'era sto rumore? Non lo so. Questa fortezza magari me la segno. Così, come dire, posso poi esplorarla quando sono un po' più forte. Quando ci sono gli Enderman che sempre fanno rumore. Stavo per cadere. Ma qui dove sono finite? In un piccolo cerchio, non c'è niente. Penso dovresti prendere questo legno, così quando arrivo a casa me la modifico un po' la casa. Con questo legno blu. Ok, direi basta. Dico, adesso, dato che comunque non posso fare più di tanto, anche perché non ho, diciamo, non sono tanto potente da poter andare anche nella fortezza a uccidere i mob senza rischiare la morte ogni volta che mi muovo. Diciamo che adesso potrei semplicemente tornare a casa e magari un po' modificare la mia casa e basta. Ok, entriamo, speriamo che non mi faccia spawnare da altre parti del mondo. Ah no, ok. Siamo andati a spawnare qua. Perfetto, vediamo questo carbone. Facciamo il blocco di quarzo normale. Sì, anche perché non credo si possano fare altri blocchi. Sono perfetti, sono pari. Ok, adesso prendiamo questo legno, questo qua, faccio diventare tutto così. E questo lo voglio usare per fare i pali qua. Vediamo se ci sta bene, non so, potrebbe starci malissimo, di conseguenza se ci sta male non lo faccio. Ci può stare anche bene, sapete? Almeno c'è un po' di colore diverso, non è tutta uguale sta casa. Ok. Poi andrei a modificare anche il pavimento. Vediamo se sta bene. Buonanotte, sono caduto. Vediamo se ci potrebbe stare bene. Non so. Boh, intanto lo faccio, poi al massimo la modifico. Eh sì. La metto anche sotto, nonostante sotto non si veda, perché giustamente non si può vedere. Come si farebbe a vedere, non lo si sa. Però. Però, aspettate una cosa. Devo buttarmi e prendo tutti questi legni che sono rimasti qua. Ok, voilà. Oh, è andata notte, non me ne sono neanche reso conto. Sono anche giusti perfetti. Certo, al contrario. Voilà. Posso ritenermi abbastanza soddisfatta. Poi non so, qua fuori adesso lo tengo così. Anche se stacca, però vabbè, ha senso, diciamo, non per forza il pavimento deve essere collegato. Però diciamo che qui dovrò modificare un po' qualcosa. Adesso non lo so, però vabbè. Per esempio fare una casetta per il mio povero dromedario che è dentro un buco in questo momento. Potrei, allora adesso lo lascio lì perché vabbè, adesso lo lascio lì. E potrei fargli una casetta per lui. E poi puoi metterlo perché se lo tiro fuori adesso dopo inizio a girare è un problema. Solo dove farla, perché essendo un punto un po' così non so neanche dove farla. Allora, potrei farlo tipo in questa parte qui. Lo facciamo blu o viola? Facciamolo blu, dai. Allora, vediamo un po'. Adesso lo faccio molto semplice. Ok. Tanto in teoria dovrebbe starci anche perché sì, larghezza 3 ci sta. Sarà un po' strettino però. Vabbè. Però almeno c'è un inizio di casetta. Poi ovviamente la migliorerò. Ok. Perché mi sono fatti così pochi? Non lo so. Sì, vabbè, dopo quelli poi. Ho sbagliato.
Niente di che, ma dai. Sempre meno di niente, no? Qua non ci passa. Peccato. Il problema è che lui però poi passa dai lati. Adesso aspettate, vado a prendere. In teoria così non passi. In teoria. Però dai, alla fine così dai, ci sta. Mi piace. Ciao piccolo dromedario, cammello. E niente, questo video può concludersi qui. Spero che questo video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto lasciate like, commentate, condividete e iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. E niente, Dan è tutto. Ciao a tutti!